Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Lorenzo Insigne, un talento davvero straordinario. Lui è il vero regista offensivo della sua squadra. È devastante come esterno d'attacco, ma può giocare anche come seconda punta, sfruttando la sua imprevedibilità sulla tre quarti. Sì, sì, di sicuro la difesa avversaria lo teme e cercherà in tutti i modi di complicargli la vita. Invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro. Non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone. E come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Vai, vai, vai! Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Petagna! Che salvataggio da parte del portiere! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Manolas. Callejon, prezioso anche in interdizione. Nel calcio di oggi, ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Vlahovic. Questa palla è per lui. Recupera palla con un ottimo intervento. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lungo passaggio in avanti. Zielinski. Di Lorenzo. Ripartiranno con una rimessa laterale. Bakayoko. Fa avanzare la manovra. Prova Callejon, eccolo qui. Fabian Ruiz. Di Lorenzo. Gioca con un pallone lungo. È fuori gioco per lui. Lancio lungo del portiere. Scodella in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Vlahovic. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è l'opportunità per il contropiede. Continua ad avanzare verso l'area. Cerca lo spunto, ci prova. Miracolo di Dragoschi. Ottima la parata del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Tenta di allontanare il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Non farlo passare! Prova Callejon, eccolo qui. Vlahovic, a sinistra con il passaggio. Cross verso il centro e va a colpire di testa! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Cerca il tiro! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione.
Petagna. Attento. Palla in avanti verso il compagno. Preferisce il retropassaggio. Un intervento impeccabile. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Bakayoko sul pallone. Zielinski. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Numero. Cross in arrivo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Da lì può concludere. Prova a tirare. E c'è il gol del Napoli. Prima rete per il Napoli. Conclusione potentissima e portiere battuto. L'ha fatto sembrare facile, ma questo gol nasce da una potenza che non tutti hanno nelle gambe. Il Napoli segna il gol che sblocca la gara. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Gioca una palla lunga. Vlahovic riceve il passaggio. Può crossare in area. Fa sportellate con il suo marcatore. Attenzione al tiro! Castrovilli. C'è la palla lunga, in avanti. Tocco preciso. La gioca all'indietro. Va al cross. E non ci arriva nessuno. Pallone lungo in verticale. Occasione per il contropiede. Pericolo in area. Ecco, occhio al tiro. Hanno trovato il gol. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Ma cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Numero 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Passaggio filtrante per Kayekon. Palla verso il centro dell'area. Lunga, 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 troppo lungo. Pallone che termina fuori. Prova a... E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora... Questa prima frazione. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Filtra la palla in profondità. Blow! E Meret chiude la porta! Fabian Ruiz fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Petagna. Milenkovic. Decidono di giocarla all'indietro. C'è la palla lunga, in avanti. Bakayoko. Zielinski. Fabian Ruiz. Non poteva fare molto altro. Petagna. Petagna! E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti.
Occhio alla conclusione! Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per il tiro. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Passaggio in profondità, poco preciso però. Sulla destra, Saponara. Vlahovic! Riceve in ottima posizione. Vlahovic! Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Prova Kayekon, eccolo qui. Alla peggio nello scontro di forza. Prova a verticalizzare. Scatta verso il pallone. Fabian Ruiz. Passaggio sulla destra. Ecco un'occasione di contropiede. Insigne. Prova Lorenzo Insigne. Buonaventura. Il Napoli ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Lungo passaggio in avanti. Cristiano Biraghi la mette in avanti. Passaggio filtrante per Kayekon. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Calcio di punizione per il Napoli. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. Lorenzo Insigne andrà a cercare i saltatori in... Traversa! Ha colpito la traversa! Buonaventura. Pallone lungo, in verticale. Bel pallone. Vlahovic! Saponara prova la giocata dentro. Non è stato servito bene qui. Lorenzo Insigne può provare. Si libera della palla ed evita complicazioni. Zielinski. Grande occasione. Kwame. Prova a prolungare in avanti. Vlahovic si allunga per arrivare al pallone. Saponara. Bel gesto tecnico. Scodella in avanti. C'è Lorenzo Insigne. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Kwame! Se ne va. Cross in mezzo. Ancora una possibilità, calcio d'angolo. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Va di testa! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Usai. Fabian Ruiz. Lorenzo Insigne! Calcio di punizione per il Napoli. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. A quanto pare lo scontro di poco fa gli è costato caro, sembra infortunato. La Fiorentina ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara.
Zielinski la mette sulla sinistra. La palla entra. C'è il colpo di testa! Eccola la rete! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Ottimo colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. ...3-0 dunque. Saponara. La gioca a sinistra. Questa può essere l'ultima occasione. Kwame. Vediamo se crossa. E viene ammonito per simulazione. Il giudice di gara era in posizione ottimale e non ha avuto nessun dubbio. Ha preso sicuramente la decisione giusta. La Fiorentina. Ora ha 3 giocatori ammoniti. E l'arbitro chiude qui la partita. Molte cose positive oggi, direi. Soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Saper difendere bene, Fabio, è un merito.